Buongiorno amici, Corralleco oggi un po' nuvolosa, a volte mi capita di dirvelo. Movimenti mattutini, tanto per farvi vedere. Qua mi sto prendendo il mio bel caffè al Déjà Vu Pulperia, che devo dire, prima non faceva un gran caffè, da quando ha restaurato è migliorato tantissimo. E comunque, come vedete, io qua mi ci ritaglio la mia postazione wifi mattutina. Ora mi faccio un po' della mia rassegna stampa. Tra l'altro sì, sto fumando la sigaretta del dopo caffè. E sappiate, piccoli micro aggiornamenti per chi ci vuole venire in vacanza, che anche se in teoria non si potrebbe ancora fare, in realtà ormai già molti bar, da quando si è tolta la mascherina all'aperto obbligatoria, ti fanno più fumare persino al tavolo. Lo so, non sono grandissimi progressi, ma in realtà sono quelle piccole cose di cui riappropriarsi. Sì, rumori di fondo, lo so, ma ecco Raleco. Vuole vedere com'è la vita qua? Pure questo, mare stupendo, caffè, però pure sti catafalchi nel mezzo della città ci passano, sì. Perché comunque è buffissimo che nel centro, 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 col palazzo sopra, ci sia un benzinaio qua. Tra l'altro questa cosa me l'hanno fatta notare già varie persone che avrei dovuto parlarne, ma siccome poi sembro l'unica persona polemica qua, ho evitato, perché vabbè, comunque questa gasolinera c'è da un sacco di tempo, quindi evidentemente. Comunque, un altro piccolo commento. Ieri qualcuno, visto che ho fatto questa diretta pazza estemporanea, tra l'altro fatemi sapere a che ora, potrebbe essere più comodo che io la faccia oggi, perché voglio continuare a fare dirette appunto, e tutti, no, qualcuno giustamente commenti simpatici, ma qualcuno, ma me l'aspettavo, come al solito, la retorica degli scappati di casa, quello è scemo, ma chi è un immigrato, an vedi che gente, bla bla bla. Allora, ovvio che uno coglie un momento in cui al bar, ora aperitivo, si ride e si scherza, però per me vale anche la pena per parlare, per dire un'altra cosa e ribadire un'altra cosa. Qua a Fuerteventura non funziona come vi immaginate, non è che le persone per bene le incontri in giacca e cravatta, anzi ti dico, qua se incontri uno in giacca e cravatta, a meno che non lavora in banca, ma manco quelli, boh, non ti fidà, perché probabilmente sei acchittato così per fatte una sola. Perché le persone che voi vedete così, appunto, sì, il tatuaggio, il codino, le cose sopra le righe, ridere e scherzare, sono in realtà persone che vivono e lavorano qua da anni, che le persone conoscono, che hanno un lavoro e come lo portano avanti. E quindi se vivi in un certo modo puoi pure fare un lavoro, divertirti nella vita uguale e poi magari sembrare uno scoppiato al bar che vive così, ma non è per niente vero. Come ho detto già in un commento, secondo me qua le persone di cui fidarsi meno sono i finti perfettini, i ragionierini, i cosini, i pipini, i titini, perché quelli stanno lì a buscarsi la vita cercando di guadagnare sugli altri. Mentre persone come quelle, anche no. Ancora più soprattutto, spesso e volentieri, le persone tutte, come dicevo, che fanno, sono precisine, tititine, pipipine, sono persone che a Roma si dice hanno una parola buona per tutti, per dire che giudicano tutti. Qua io lo traduco a modo mio, tienen una palabra buena para todos. Cioè praticamente è un giudizio, sono dei giudizi ambulanti. Mentre poi persone che magari se ne fregano di farsi giudicare, sono le ultime che ti giudicheranno. Tra l'altro, mentre gironzolo all'iperdino, come vedete così, perché ero proprio scordata la mascherina, lo ammetto, che bello. Però detto ciò, invece, ho letto stamattina su Canarias 7, Noticias Fuerteventura, La Provincia, insomma, varie testate di qua, che purtroppo c'è un rialzo dei casi notevole. Siamo, quant'era Chantal, 100 casi? 101, e calcolate che qua tutta l'isola sono 116.000 abitanti, quindi quella famosa proporzione quanti ogni tot 100.000 abitanti, qua la fai proprio facile, perché quanti sono, sono ogni 100.000 abitanti. Essendo questa la situazione del rialzo dei casi, eh sì, varie già, vari paesi, tipo il Regno Unito ha di nuovo tolto dalle destinazioni sicure, mentre le Canarie, mentre le balneari ci sono ancora. Addirittura il Belgio proprio l'ha rimessa in zona rossa, mi pare, mentre per l'Inghilterra almeno siamo arancioni, non proprio rossi. E questo soprattutto per i numeri di Tenerife, che a quanto pare è l'isola con più casi in assoluto e con un tasso di rialzo e di contagi notevole. Vediamo quello che succede, ma certo che se qua anche paura per la variante Delta, che a quanto pare forse qualche caso si è presentato anche alle Canarie, hai un capello nell'occhio, quindi sì, ve lo dico, qua comincia un pochinino il timore che questa estate che stava esplodendo un po' di persone eccetera rischia di nuovo di rinaufragare per varianti, cose eccetera, boh. E poi come sempre, cercando di non ammazzarvi mentre vi parlo in bici, però a me queste chiacchiere in bici mi piacciono, vi racconto pure, divertita, oggi c'era sulle cronache di Fuerteventura
c'è poco da ridere, perché in realtà poi chi fa queste cose, mamma mia che brutta gente, però fa sorridere rispetto alla cronaca, no, di grandi città italiane. Beh, qua hanno arrestato, e se ne parla sulle prime pagine dei giornali, una coppia, una pareja, lei 29 anni, lui 30, quindi insomma giovani ragazzi, che con la tecnica chiamata proprio qua sul giornale dell'abbraccio carignoso, cioè dell'abbraccio affettuoso, rapinavano poveri vecchietti inconsapevoli, ma ci avevano pure occhio, perché come fanno in Italia, rapinavano quelli che avevano magari appena prelevato, quindi pare che siano riusciti a togliere 1500 euro in contanti a una vecchietta, zac, a un'altra un valore di 2000 euro di gioielli. Insomma, comunque questi zitti zitti in una settimana erano riusciti con questa tecnica dell'abbraccio a farsi migliaia e migliaia di euro tra contanti, effettivo come si dice qua, e gioielli. Quindi sì, se ne parlava proprio parecchio. Sono stati arrestati ieri proprio qua a Corralejo, a Givano, e adesso stanno in carcere, che mi pare proprio che il carcere sia a Lanzarote. Dopo tutte queste chiacchiere non posso assolutamente fare a meno di rendervi partecipi di questi miei momenti così di relax, eccetera. Guardate, sì, sulla panchina a mirare il mar. Tra l'altro oggi bassissima marea, per cui ora vi faccio vedere. Vedete qua dove cammina questo, spesso, o dove sono quelli, spesso in realtà è molto più alta l'acqua, infatti dove vedete tutta questa fanghiglia è perché di solito l'acqua arriva fino a laggiù. Lo so, balla, scusate la ripresa, se zoom balla ancora di più, però è veramente invitante. E tanto per aggiornarvi su questa cosa misteriosa a cui avevo accennato, qualcuno mi ha chiesto se si tratterà di un'attività commerciale. Beh, ovviamente sì, nel senso che se vi dico che è qualcosa qui a Corralejo, proprio materialmente, è ovvio che comunque si tratta di un'attività commerciale. E credevo di aver trovato il luogo, ma potrebbe esserci ancora un'altra opzione. Insomma, l'idea c'è, stiamo cercando la sede giusta, ma non posso dire assolutamente più di questo, e ci aggiorniamo più tardi.